can't be denied. A fierce attitude with a gentle touch. With every step, she makes a mark in the world. Sharp like a knife, so cool. Dresses to impress, but always natural. No need for fuss. Won't take power. She commands attention. She always wins. All bright like sunshine. She sets the trend. Here comes the queen. Confidence never fading. Always channeling the channel. Steps she takes, she makes history. Through the cosmos in the Milky Way I roam, galaxies colliding in this vast celestial zone. Stars are my witnesses, planets do a dance in the cosmic rhythm, taking every chance. Black holes swirling like a DJ's wicked mix. Gravity's the force, keeping it all in the mix. Nebulas painting colors in the interstellar arc. Constellations telling stories, tearing space apart. Galactic groove in the vast expanse. Lost in the rhythm with the cosmic dance. Stellar beats in the celestial trance. We're riding the wave in the galactic advance. Galactic groove in the vast expanse. Lost in the rhythm with the cosmic dance. Stellar beats in the celestial trance. We're riding the wave in the galactic advance. From the outer rim to the center of the core, meteors blazing trails like a meteoric lore. Supernovas exploding in a cosmic burst. Astronauts and aliens living in the verse. Saturn's got the rings like bling in the sky. Jupiter's got the storm, but we fly high. Mars the red planet with the mystic glow. In this galactic saga, let the verses flow. Galactic groove in the vast expanse. Lost in the rhythm with the cosmic dance. Stellar beats in the celestial trance. We're riding the wave in the galactic advance. Warp speed through the galaxies, no time to waste. Interstellar highway in the cosmic space. E.T. on the mic, dropping knowledge from afar. In this universal cycle, we're reaching for the star. Exoplanets waiting for a visit from the Earth. In the grand observatory where the universe gave birth. Astronomy in motion like a hip-hop potion. In this cosmic journey, there's no need for caution. So let's break it down in the intergalactic sound. From the edge of the cosmos to the underground. In the cosmic cipher where the stars align. We're writing verses in the fabric of time. Galactic groove in the vast expanse. Lost in the rhythm with the cosmic dance. Stellar beats in the celestial trance. We're riding the wave in the galactic advance. Galaxies swirl and the cosmos spins. We'll keep grooving till the universe begins. In the rhythm of the stars, we'll find our way in the eternal night where the galaxies play. Yo, I'm spitting truth, no fiction. Police brutality, a real life affliction. In the streets, they're like vultures. Always on the hunt looking for cultures. They got quotas to fill, life to destroy. No regard for the innocent, they just deploy the power and authority.
they abuse. For them, justice is a game they can't lose. They got the badge, the gun, and the shield. But their hearts are cold, and their souls are sealed. They're the ones we're supposed to trust, but instead they're the ones who make us feel like dust. Police, oh police, why you gotta be so cold? Why you gotta take the lives of the innocent so bold? Police, oh police, why you gotta be so cruel? Why you gotta act like you're above the rules? I've seen the videos, I've heard the cries. I've seen the fear in my people's eyes. Their knees on their necks, their hands on their guns. It's a war out here and we're the ones who run. But we won't back down, we won't give in. We'll fight for justice, we'll fight to win. We'll expose the lies, we'll expose the truth. We'll make sure that the world knows we're not just a youth. We'll march in the streets, we'll raise our voice. We'll make sure that our message is heard. We'll make the right choice, we'll demand accountability. We'll demand change, we'll make sure that the police are not the ones in charge. Oh police, why you gotta be so cold? Why you gotta take the lives of the innocent so bold? Police, oh police, why you gotta be so cruel? Why you gotta act like you're above the rules? Police, I say we're not afraid. We'll stand up, we'll fight, we'll never back down. We'll make sure that justice is served in every town. We won't let you win, we won't give in. We'll ensure that the world knows we're not just a trend. We'll make sure that the police are held accountable. We'll make sure that the innocent are not disposable. So here's my final word, my final plea to the police. I say enough is enough, can't you see? We're not just numbers, we're not just names. We're human beings and we deserve better games. Mi sentite? Pronto? Prova, 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 prova. Mi sentite mo? Mo si sente? Si sente mo? Ora si sente? Accidenti. Ah, ok. Adesso si sente, va bene. Allora, da capo. Buonasera Thomas, Angelo, Simona, Pietro, Cristina, Andrea, Sebastiano, Giochi, Gianluca, Zimu, Thomas, Vinci, Edo, Rossella, Manuele, Magazzini, Anto, Cristina, Claudietta, Giadi. E non so chi mi manca. Momotta, buonasera. Andrea, buonasera. Niente, non avevo smutato bene. Non mi ero smutato bene. Non avevo premuto bene. Buonasera Ale, buonasera Claudio. Allora, dunque, stupendo il video di Mini Market, mi fa piacere che ti è piaciuto. Buonasera Giuseppe, tutto bene Claudio, tu stai bene? Grazie Christian. Allora, togliamo sto tizio da qua magari. Dov'è finito poveraccio? Oh. Dove lo metto sto poverino? Lo metto qua, il meccanico, non lo so. Lo metto là. Stasera esce la statua di Gesù, addirittura. Ora si sente, ok. Ciao Giuseppe, Nick, sono stato il primo ad entrare. Grande Thomas, buonasera. Preparati, il prossimo mese ti vengo a trovare e ti offro il caffè, addirittura. Allora, Paolo, buonasera. Dunque, che devo fare? Che devo fare? Me so perso. Buonasera, Nicolas. Ah, ecco, le balle, c'ho le balle. Io tengo le balle. E me le vado a... Boh, non mi ricordo, dov'è che me le devo mettere queste balle? Ah, ora mi ricordo, forse. Addirittura, Claudia. Ho capito. Buonasera N, ben arrivato. Abbiamo le balle di paglia che dobbiamo conservare. Buona Pasqua a voi, raga. Grazie Christian, Pietro, grazie. Ma Twitch ti sta dando problemi? A me no. E c'è anche gente che scrive su Twitch. Zimu, Twitch non mi dà problemi e ci stanno persone che scrivono su Twitch. Quindi boh. Giordano, tutto bene? Sto bene, grazie. Allora, Nick, per fare devi restituire il debito? Sì, ma già di quello ho già sistemato, ho capito più o meno, dai. Cioè, credo, no? Penso, non mi ricordo, l'ho restituito, boh. Non lo so.
tu che dici? Devi andare su pagamento, pagare in anticipo su supermarket. Boh, quando poi ce l'avrò davanti, lo so che suona male, ma cercherò di capirci qualcosa. Buonasera Nicolas, come va in Sicilia? Tutto bene, dai, tutto bene. Allora, devo mettere una cosa, aspetta, ce lo dovrei avere, eccolo qua. Allora, quello per le balle, outdoor, le balle le tengo dentro o fuori? Meglio dentro che le tengo. Field Ballet Storage, 200 balle mi bastano e mi avanzano. Fammelo piazzare qua però. Oh, se no questo, ma questo no, questo non mi piace, no, 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 no. Questo è meglio, questo è meglio. Ok, voglio provare. Allora, Nicchia, Alaska Road si può trovare... Che c'entra? Che c'entra 2K60 FPS, Vinzi? Quello è per indicare come lo gioco io. Su Steam, certo, Vinzi. Buonasera, Rino. Buonasera, Lucia. Che ho mangiato? Petto di pollo. Patatine fritte. Aspetta, allora. Ernesto, buonasera. Di Bubino? Allora, la farei una serie sulla Erlengrat? Non credo. Ho debiti in questa mappa? Tutto è possibile. Parecchi. Mi aiuti già di appagarli? Manda un po' di soldi, già. Allora, dai, mettiamo le balle. Vediamo, le prende? Oh, le piglia, le piglia! E dove stanno queste balle? Ah, eccole là. Oh, vedi quanto è carino? Vedi com'è carino? Oh... mi sono fatto il magazzino delle balle, quanto mi piace. Sei appassionato di petto di pollo? Io adoro il pollo. Io mangio pollo, che è un piacere. Non ne hai già di soldi? Peccato, 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 mi dispiace. Allora, vediamo se piglio un po' tutte le balle, perché mi farebbe piacere se le piglio un po' tutte, perché non so dove metterle. Ciao Dark, buonasera. Allora, sulla Switch c'è Farming 23, ma è uguale al 22. Beh, mi fa piacere allora. No, non ci sono su TikTok. Io, raga, non riesco mica a leggere tutte queste chat. Cioè, la mia connessione regge oramai. La mia connessione problemi non ne ha. Potrei stare in live ovunque. Ah, potrei fare tante di quelle live oramai. Potrei fare 50 live in contemporanea. No problem. Il problema è che la mia voce non può leggere 50 chat. Chat, no, Giadi, non ne metto roba vocale. Non vorrei che qualcuno dice parolacce. Ciao PM, ciao Leonardo. Oh, Mirko Asara, Assara. Beh, buonasera anche a te. Cerco di fare tutto, Thomas. Che mappa è questa? Italian Rice. Mangi bella faccia. Mangi, ma che mangio? Mangi bella faccia. Magari mi mangio una focaccia, suona meglio. Ciao Marco, ciao Michael Good Green, ciao Sohar. Cos'è bello, Giadi? Ah, ho capito, però io me posso fidare di tutti? No. Cosa farai domani? Non ne ho la più pallida idea. Non lo saccio. Forse Alaska Road. Boh, chi lo sa? Non lo saccio, non lo so. Mi saluti Lorenzo, ciao Lorenzo. Il tuo cognome, Lorenzo Prati. Buonasera, hai preso uova? Uova? Boh. Non lo so, ciao Marco. Marco Credentino, buonasera. Bella Gabriel, Agnese, Antocci, buonasera. No, in live Alaska per ora no. E poi a video non mi resta niente. Oh, Giadi, da un anno che mi segui su Twitch. Mi fa piacere, Giadi. Io uova di Pasqua, io. Che me ne devo faccio? Ho quasi 40 anni. Che me ne faccio dell'uovo di Pasqua? Che mangio domani a Pasqua? Non lo so, quello che prepara mia madre, qualsiasi cosa sia, che ne so, che ne so. Bella Lorenzo Villa, buonasera, buonasera. Grazie Daniele. L'Italian Rice è stretta, come tutte le mappe italiane, un po' di stretto c'è. Buonanotte N. Ciao Roberto. Ah, ho capito già,
Caduto il tetto qua. Ciao Federico da Ortezzano. Ben arrivato Federico. Allora, qui ci abbiamo... Ah, io ho tutti questi terreni. Domani che fa... Non lo so che faccio domani, ma niente di speciale. Solita vita. Poi magazzini. Grazie magazzini. Come sempre ti ringrazio che mi supporti. Paga con questi il debito. Paga con questi il debito su Farming Ridere a Crepapelle. Ma sai che ce ne vuole un po' di più in quel caso. Cioè mezzo milione c'ho del debito. Ma comunque. Grazie magazzini. Grazie Marco. Che la Italian Rice ha una saturazione forte. Beh, non lo so. Mi pare abbastanza normale. Buonasera Alessia. Che sto facendo? Niente, raccolgo le balle di paglia e le vado a posare. Le vado a posare. Quante mappe italiane ci sono su PC? Non lo so. Boh, quante saranno? 6, 7, boh. Non lo so. Più o meno. È possibile che costi poco Alaska Road? Non lo so quanto costa, non mi ricordo. Però effettivamente mi pare che non è carissimo. Ciao Lorenzo. Buonasera Lorenzo. Grazie Nicola, auguri anche a te e a voi, raga. Quella mappa italiana, quale mappa italiana preferisco? Quella che sto portando adesso, la Land of Italy. Ma anche la mappa Italia era molto bella. Vabbè, in realtà sono un po' tutte belle, non è che... Ma mi dicaccio, sono stato con lui tutto il pomeriggio su Discord. Ciao Francesco, buonasera Calli. Mi fa piacere Christian. Nella mappa di Edo devi usare il Fiat di Edo. E qual è la mappa di Edo? Di dove sono Gabriel? Sono catanese. Buonasera Gasset. Ti ho trovato su Steam? In che senso? Ah, l'hai trovato su Steam. 2,30€. Mi pare veramente poco effettivamente. Ciao Andrea, non so come mandarti i soldi su Farming. Ah vabbè, i soldi su Farming in un modo o nell'altro li famo. Ciao pazzo, ciao Andrea, buonasera. Potresti fare gli auguri a mio papà che ieri è stato il suo compleanno. Certo, auguri Valentino! No problem. La Land of Italy nel mod hub. Mi pare che dovrebbe essere lì effettivamente. Mi pare, però non mi ricordo bene. Ciao Niccolò, buonasera. Andy, e questa me la so fatta. Quindi ho sistemato qua un po' di balle, paglia. Fieno ne abbiamo poco. Non avevamo un terreno a erba. Devo andare a vedere se c'è dell'erba. Che trattori ho io? Non me ricordo. Avendo Fidel e Diedo. Non me ne ricordo neanche più, Lorenzo, sai? L'ho di pure dimenticato. Me ne so dimenticato. Ah, Francesco, sì, era bella. Oh, eccolo lì, vedete? Nominate Miticaccio, lui spunta. Ciao, Mitica. Nicchia, buonasera. Anche la mia ragazza fa il compleanno. Tanti auguri a Nadia. Auguri, Nadia. Tanti auguri. Pronto per la raccolta. Bene. Com'è, compas? Grana l'erba? Vuoi rispondere al mio commento? Vinci, non lo vede il tuo commento? Vinci, dov'è il tuo commento? Scusami. Ah, eccolo là. Eh sì, Vinci, ti ho detto. Difatti mi pare strano 2,30€. Mi pare parecchio strano. Un momento, perché mi sta dando fastidio una cosa. Un momento. C'era una cosa che mi dava fastidio, ok. E aspetta che si è buggato qua, ok. Oggi fai gli anni. Ah sì, Gasset, tanti auguri. Buonasera Dennis, auguri Gasset. Tu sei di Ispica, va bene? E allora, devo tagliare l'ebba che mi è cresciuta. Ce l'ho lunga, alta, lunga e alta. Tuo fratello ti ha trovato sui player. Che vuol dire? Trovato sui player. Italian Rice cos'ha di diverso dalle altre mappe? Che in questa mappa c'è il riso. Le altre mappe il riso non ne hanno.
Anche se vabbè, mo ancora non è momento. Vabbè, l'avevo già fatto. Quando assumi sul gioco. Prossimo video, Christian, assumiamo. Prossimo video. Aspetta, dov'è il voltafieno? Mi pare che è questo il voltafieno, sì. Non ne ho una più. Non lo so, Ema. Bisogna chiedere a Edo. Ciao Simone! Oggi su Farming hai decorato la farm per 1 milione. Ammazza, Andrea. Ah, ok. Non lo so, Vinci. Sarà possibile, forse. Che ne so, Vinci. Se quello è il gioco e quello è il prezzo. Bella Leonardo. Buonanotte Paolo. Ciao Pietro. Fai le canne. Sì, sì, mi faccio le canne. Ma Manuel, non ti preoccupa. Così mi tengo allegro. Buonasera, Albi. Anche la mia ragazza. Ah no, aspetta. Ah sì, già gli auguri a Nadia li ho fatti. Comunque, buonasera Albi, buonasera Simo. Buonasera Andrea. Ah no, stai salutando a Mide, ok. Quando assumi quello. Christian, prossimo video, Christian, prossimo video. Agnese, il tuo commento, aspetta. Agnese. No, effettivamente Agnese, il tuo commento dov'è? No. Ah, sì, piace anche a me. Cosa ti piace, Agnese? Cosa ti piace? Allora, ok, già di ok. Va tranquillo, già di va bene. Buonasera, Bip. C'è un modo per fare fieno senza essiccare l'erba? No. Che io sappia. Domani kebab. Kebab non è che mi fa impazzire tanto, a dire la verità. Ma a dire la verità non è che mi sta piacendo così tanto. Sinceramente, sempre indebitato, compà, sempre. Tu vieni a darmi una mano e che paghiamo i debiti, li ripaghiamo, no? Tanto penso che di internet dovrei reggere. Oggi diventi vecchio, Gasset. Vabbè, mio nonno diceva chi gamba vecchio se fa. Secondo te perché non cresce il raccolto su Farming? Deve crescere. Per forza, Pietro, deve crescere. La Polo che? Oh, hai preso la mod dei dischi d'India. Ah, i fighi d'India, no? I dischi. E quella del pane. Grande, Andrea. Mi fa piacere, Andrea. Consigli questa mappa? Ma questa mappa la consiglio se vi piace... Diciamo... Vabbè, almeno io ho la versione senza produzioni, senza punti vendita, quindi se vi piace molto sistemarvela per fatti vostri. L'erba è altissima, a dire la verità. È già bella alta. Beh, dai, ciba, le mucche ho dovuto fare... Ok, giochi. Ci sono tantissimi commenti, è vero. Comunque mi dicaccio, c'è YouTube che mi sta a dire che sto usando troppo bitrate. C'è YouTube che mi sta a dire che devo mettere 13.500. Sor, quando dice che l'erba è pronta, Sor. Dice che è pronta. Buonasera, Noitz. Troppa qualità, vero? Ma a noi piace la qualità. Stavo impazzendo, Christian, sì. Preferisci... Oddio, Lorenzo, dipende. Dipende, Lorenzo, dipende dal terreno, soprattutto. Quando torni... Allora, ciao Albi. Ce l'hai ancora Farming 19? Io c'ho pure Farming 13. Ah, ok, Giordano, va bene. Un'azienda agricola reale. Io non compio gli anni. Ancora no, a settembre.
Il problema della rete lo, della neve? Qual è il problema della neve? Di che potresti mostrare la pagina delle mod che hai. Ma più o meno sono le solite mod che uso dappertutto, insomma, le solite mod. Quando fai un video in dialetto siciliano? No, io faccio i video così come li faccio sempre. Vabbè, a dire la verità, no, non ho molte mod. Questa è la lista delle mod. Poi ci fai le balle? Sì, devo fare le balle di fieno, sì. Il tempo da me com'è? Un po' nuvoloso, ventoso, però non c'è freddo. Che mod avevo su Farming 19, raga? Ma chi se lo ricorda? Ma stai scherzando? Ma chi si ricorda le mod di Farming 19? Io non mi ricordo manco che ho fatto ieri. Mi stai a chiedere le mod che usavo 4 anni fa. Di nulla, Ale. Notte a te, Calli. Buonanotte. Che mod ti consiglio? Non saprei. Io alla fine le solite mod che non mancano mai in nessuna mia partita, Curse Play, Auto Drive, Time Saving, Stock Check, quelle lì insomma che mi aiutano a vendere, a lavorare i campi, quelle sono le mie preferite perché non ne posso fare a meno. Tuo fratello ne ha di più? Beh, io le metto man mano, non è che mi piace metterle tutte insieme perché poi laggo, scatto. Eh sì, mo penso almeno 1.000 euro se vuoi farti un PC per giocare a tutto. Curse Play Auto Drive che fa? Uno per lavorare i campi, uno per guidare nella strada gli operai che guidano in strada. La mia marca di trattori preferita, John Deere, Class, Fiat Agri, mi piacciono tutti alla fine, New Holland, io di fatti li tengo un po' tutti. Bella via troppa, buonanotte a te. Posso fare il provino di che cosa? Scusa, che provino? A tuo fratello non lagga, ma io così. Finisco alle 23 la live, raga. Buonasera, Fabi. Oggi che ho fatto? Niente, sono stato con Miticaccio a chiacchierà. Stavamo facendo le prove della mia nuova connessione. Ti chiami Man? Non ho capito. Ciao Man, ti ho seguito. Ciao Cippo, ma che stai a dire? Non capisco. Qualche volta fai un convoglio con i fan su Eurotruck. Boh, vedremo, raga, vedremo. Nick, ho provato la Recovery Rope. No, io non l'ho mai provata quella. Io non l'ho mai provata proprio. Se avessi più soldi, compreresti il ranghinatore, quello che raccoglie e te la fa uscire destra e sinistra. Ah, vabbè, ma ancora il ranghinatore lo devo passare. Chi ha tuo fratello? Io non ho fratelli. Lancia l'operaio a ranghinare. Ma Cristian, io poi non c'ho niente da fare. Bella st'idea, compà, mentre falci i volti. Beh, per forza che è bella, mi dica. Difatti uso sempre questo giallo perché questo si attacca davanti, invece le altre falciatrici si attaccano dietro. Invece questo giallo si attacca davanti e dietro ci metti il voltafieno. Oh, con la nuova fibra se vola. Il video di stasera di Farming, raga, pesava 20 giga. Il video di questa sera di Farming pesava la bellezza di 20 giga, l'ho caricato in 5 minuti. Anzi, a dire la verità, ci avrei messo pure 2 minuti se non era che YouTube è diventato lento. YouTube sfruttava a metà la mia connessione, neanche tutta. YouTube non la sfruttava neanche tutta, se no ci mettevo 2 minuti a caricare 20 giga. Thomas, il tuo messaggio, e non lo vedo, dov'è? Toma, Nick, lo sai che ti seguo da quando avevo 3 anni, addirittura. Ora hai 12 anni, grande Thomas! Nick, senza usare il ranghinatore ti conviene usare l'imballatrice? In che senso?
quella raccolta grande. Ah, ho capito, quella che c'ha, quella che si apre larga. È vero, 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 quella è bella, vero. E come si chiama quella? Non mi ricordo più. Come si chiama quella? Nella. Sì, giusto, Ale, come si chiama quella lì? Non mi sto ricordando. Effettivamente quella sarebbe bella da usare qua. Sì, ho capito di quale parli. E come si chiamava quella che si allargava tanto? Tornare in Discord da me, Fabio, io non mi ricordo se sei stato bannato, non mi ricordo niente, quindi fai un po' te. Ciao Mortal. Questa è una mappa nuova? No, no, non è così nuova, no. C'è già da 2 mesi, 3 mesi, non mi ricordo. Non vedi la live, Alessia? Strano, la vedono gli altri. Il gioco del supermercato l'ho portato oggi, quindi lo riporterò nei prossimi giorni, ovviamente. Quindi possiamo andare a vedere quella mod effettivamente. Magari non è una cattiva idea. Aspettate, raga. Andiamo a vedere la mod. Se la trovo. Tanto, raga, che ci vuole con Pasca scaricare una mod, voglio dire. Ti rendi conto che ti seguo da 3 anni? Voglio Project. Ah, è vero. Ah, boh, non mi dica. Bella Michele, Nick, la mappa Italian Rise è stata già aggiornata. Sì, mi pare che è stata aggiornata, però io non la aggiorno perché non vorrei avere problemi. Ciao Italo, buonasera Alessandro. Allora, l'imballatrice, imballa. Ce n'era una effettivamente molto buona in questo caso. Aspetta, come si chiama l'immortacci dell'imballatrice? Cioè, o meglio, la sezione imballa, dov'è? Eccola qua. Ce n'era una, forse che era questa. La quadro? Forse che era. Ah, la quadro era, sì. Era proprio la quadro. Webisi, 13 mesi, grazie Sera, Nick 3, dell'abbonamento. tutto bene? 13 mesi insieme. Tutto bene, Bisi, ti ringrazio, grazie mille, buonasera. Sì, tutto a posto, grazie. L'ho già scaricata la mod, non ci ho manco fatto caso. Italia Rice. One Stand, Roblod, eccolo qua. Nick, mi togli il ban. Fabi, mo non riesco a togliere un bel niente. Adesso, voglio dire, sto giocando, sono in live. Sono tuo fan perché mi chiamo Man. Ok, Man. Io so farming se metto più di 7 mod lag. Vabbè, alcune sono più leggere di altre. Oh, Gianluca, ti ho salutato. Ciao Gianluca. Oh, mo bevo intanto. Comunque stanno facendo un sacco di simulatori. Sì, vabbè, poi alcuni brutti, alcuni bellini. Da 6 anni che mi segui, Giordano, grande. Buonasera, tutto bene, Diego? Buonasera. Non facciamo una bevuta perché palla palla, qua la gola si asciuga. Ora dovrei avere però una imballatrice che mi conviene togliere perché ne pigliamo un'altra. A meno che l'imballatrice non l'ho presa a noleggio, difatti. Via, arrivederci. Allora, Nick, già che ci sei, facci vedere la nuova mod come funziona. E pure io voglio capire come funziona. Ieri hai fatto festa, grande. Alaskan, non lo so, sì, ma in questi giorni. Bella Ale, buonasera. Christian, ti sei perso che ho appena messo una mod per imballare. E ora la vado a prendere. Oh, dove sto andando? Buonasera Michele. Ah, ti chiami Amen. Ok, Amen. Eri un po' alticcio. Ci ha messo, secondo te qual è la migliore mappa italiana su farming? Beh, Land of Italy.
Ma Pedalia, c'è anche la collina di Toscana. Io devo fare un video per comprare Alaskan. Ci devo fare i video per comprare i giochi? Perché è così difficile comprare un gioco. La mod delle giostre. Io non ho al momento nessuna mod delle giostre. Aspetta, ma qual è di tutte queste cose qua? C'è l'imbarazzo della scelta. Allora, questo mezzo mi pare che è un class. Vediamo se c'è qualcosa. Oh, class? No. Sì, ma costa troppi soldi. Ciao, non lo voglio. Un momento, aspetta, ma queste non fanno le balle rotonde. Le fanno. Come le fanno? Rotonde o quadrate? Ah, le fa quadrate. Me le fai quadrate? Vabbè, quadrate sono buone pure, dai, ma che me frega, sempre balle so. Ma sono tutti uguali. Vabbè, devo farmi debiti, debiti, debiti. Poi mi dicaccio paga. Passa lui e paga. Questa notte si dorme di meno, vero? Allora, sei diventata suora? Suora. Aspetta, mi sono perso. Debito, debito, debito. Bentornata, Agnese. O bentornata. Vediamo questo, va. Tanto che cambia? Non cambia niente. Beacon, warning, aggancio posteriore, why not? Non hai soldi? Come non lo so? 100.000! Pensavo costava di meno. Allora, ciao Nicteo, tu hai la mod Recovery Rope. Ok, che trebbia tengo? Buh, che sono ricordato, forse manco ce l'ho, forse. Ciao Julian. Ma che bella l'imballatrice nuova! Ma così facciamo, ranghiniamo e imballiamo allo stesso tempo. Ciao Giuseppe! Nick, questa pressa devi comprare un pezzo che va attaccato dietro. Per fare che? Io devo fare solo balle di fieno. Non devo fare insilato, mi pare. Pare che l'insilato lo facevo. Come lo facevo l'insilato? Non mi ricordo più. Ok, Alessia, per raccogliere. No, che raccolgo? Raccolgo poi. Raccolgo col quello che raccoglievo prima. Sono lo youtuber più indebitato su Farming d'Italia. Giochi dalla Play. E tu hai Farming 25 e Farming 19. Grande Giordano, tutti e due molto belli. Io ho giocato anche il 17, il 15, il 13. No, un momento, dove sto andando? Ho sbagliato, aspetta. Sto andando dalla parte sbagliata. Miti, vendiamo i suoi reni e paghiamo il debito. E tu pensi che i reni di Miti valgono 500.000 euro, tutti e due messi insieme? Io ne dubito. Sono un pochettino scassati i reni di Miti, perché quello beve, 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 si imbriaca tutti i giorni. Ah, non importa, Diego, non ti preoccupare. Non è un problema. E poi mi pare che quella forse era un'altra mod. Forse. Ma non si dovrebbe allargare sto coso? Che film suggerisco? Ciao Michela! Porterai in futuro project? Ma vediamo, raga, non lo so. Ammazza, questo sì che è buono! Ranghina e imballa! Dove
No, guarda come facciamo alla svelta tutto, va, ranghiniamo, imballiamo. Questo sì che è buono. Non lo so quanto pesa l'asca. Boh, forse una decina di giga, non era pesante. Qualcosa di simile, 10, 20, boh, non era pesante. Nick, siamo in 20 che ti chiediamo project. 20, sei sicuro? Dove stanno queste 20 persone? Io due ho letto. Usavi il mais trinciato? Sì, quello è sempre buono, sì. Vendi il ranghinatore. C'hai ragione, c'hai assolutamente ragione. Non lo so, forse l'ho preso a noleggio. No, non l'ho preso a noleggio. Vabbè, poi lo vendiamo con calma, non ce n'è fretta. Ammazza, gioco, te tutti i giorni fai una barca di soldi su sto gioco. Allora, abbiamo fatto qualche balla, eh. Che mappa consiglio io, Alessia? Eh beh, Land of Italy, Italian Rise. Aspetta, Land of Italy. Ma mappa Italia. Come si chiama? Mappa Italia. Polesine, il Polesine. Northeast End, colline di Toscana. Beh, ce n'è un botto. North Marsh Reloaded, anche quella è bella. Hai comprato Supermarket? Ok. E già tieni 4.000 euro, ammazza! Oh. Come fai a essere già a 4.000? Vabbè, a me piace giocare un po' in tutto. Cioè, va bene anche farsi i debiti, fanno parte della vita reale. La Farming 25 non esiste, ma probabilmente lo annunceranno, speriamo, quest'anno. Buona Pasqua a te, Marco. La mod dei tubi non ci penso proprio. Allora, boh, mi pare che abbiamo finito. Come si scarica sta roba? Ok. Hai giocato 3 ore in un giorno non di fila. Ok. Sai che su Farming 19 sono uscite delle stupende mod. Beh, sì, diciamo che chiaramente sì, magari un po' più lentamente, ma continuano a uscire delle mod, è vero. Ma io Farming 19 non lo gioco praticamente da quando è uscito questo. Non l'ho più avviato. Buonasera Gabri! Allora, sgancia. Allora, Nick in Supermarket devi comprare un altro scaffale e mettere i prodotti in due slot di fila. Eh sì. Anzi, addirittura quasi quasi che sul supermarket, arrivato a un certo punto, conviene dedicare uno scaffale a prodotto. Così veramente la scorta è bella abbondante. Sarebbe una cosa carina fare tipo così. Allora, dove sta il carrellino? Ino, 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 Ino. Ino, eccolo qua. Notte Thomas, buona Pasqua a te Marco. Buonasera Gennaro. Sono cambiate tante cose dal 12, 19 al 22, sì. Quanti cavalli richiede questa imballatrice? Boh, mi stai chiedendo una cosa che non la so. Richiede 175, no, 180 cavalli. Cristian, il tuo messaggio. Dove sta Cristian? Il tuo messaggio dov'è? Cristian, no. Non lo vedo Cristian, il tuo messaggio dov'è? Cristian, messaggi tua, non ne vedo. Cristian non vede il tuo messaggio? Meglio che lo riscrivi perché non lo vedo. Simone, metti i prodotti in due slot di fila, inverti il susu con il tè. Devi metterli in orizzontale come tutti gli altri. Sì, ho capito, non in verticale, ma in orizzontale.
Vedremo, vedremo poi. Vedremo. Buonasera, Empoleon. Aspetta, dov'è che ho fatto le balle? Ah, la trebbia ce l'abbiamo. Sì, la trebbia c'è, la trebbia c'è. Ma ne abbiamo una. Faccio un'altra bevuta andando. Ah, eccoci qua. La terza temporale con vento a 70 km/h. Beh, ancora l'estate è un po' lontanuccia, dai. Ammazza magazzini, ma non diventi pazzo? Vabbè che tu magazzini ci sei abituato ad avere tanti prodotti. Aldo, Nick, la mod che ti chiedo da tanto nella Land of Fiddle si chiama Pacco Carri a Cocle. E che, boh, io non so se mi ricordo sinceramente di fare sta cosa. Cioè non ho capito neanche che cos'è. E capirai, vabbè, Simone ti dà fastidio. Vabbè, basta che la roba è lì. Basta che c'è. Da me com'è il tempo? Ma tranquillo. Nuvoloso, ma tranquillo. È già venuto in Svizzera? No. Buona Pasqua, Marco. Domani faccio live? Penso di sì. Come sto, Antonio? Tutto bene? Perso qualcosa? Ho comprato un'imballatrice. Da quando che non giochi a 17? Praticamente da quando è uscito il 19. Il campo a piante è tuo? Sì, te. Quale piante? Quello no. Quello lì no. Addirittura, Gabri, solo 4 ore. Un horror da 4 ore. Guarda, Nick, come guida senza mani. Beh, senza mani il trattore non si muove. E ho capito, Aldo, ma il fatto che non mi ricorderò mai sto nome. Sì, ho capito, Simone, ho capito. Aiutami, in che cosa, Fede? Che cosa ti devo aiutare? Allora, hai avuto un problema col pozzo da 1 miliardo? Non ti sa. Sì, lo so, è così. Lo so, Andrea, lo so, lo so. L'ho fatto vedere anche nel video che ho fatto. Ma io i terreni sono miei, Gabri. Perché faccio sempre prestiti su Farming? Perché è l'unico modo per avere soldi per fare acquisti. Andiamo a mettere le... Speriamo che piglia pure queste di balle. Speriamo che piglia quadrate, rotonde, a triangolari. Basta che le piglia tutte. Oh... basta che le pigli, a me che me frega. Personalizzare un terreno con le mod. Le mod. Personalizzare un terreno. Allora, qui abbiamo qualsiasi tipo di balla. Balla di qua, balla di là. Balliamo, insomma. Nick, allora un cassone rosso col braccio della trebbia incorporato sul retro. Un cassone rosso col braccio della trebbia incorporato. Ah, forse ho capito. Ma è una specie di cassone da carico con... No, non lo so. Ribery, Aldo, no? Si chiamava. Buonanotte, Roberta! Ciao, Rellista! Dobbiamo far da mangiare alle vacche. Finché la vacca va, lasciala andare. Il portagrano, non lo so effettivamente cosa intende, non è che ho capito. Aspetta, mi serve le famose vacche. Ma il riso si può vendere? Il riso, sì, all'incirca si può fare la farina. Che conviene fare quella. Cosa faresti se Twitch ti
paga per esempio 40 euro. Che? Non ho capito, Gabri, che significa? Stasera sei in 103, mi fa piacere. Una specie di porta grano ma italiano. Sì, vallo a trovare. Non saprei proprio dove cercarlo. Cioè, io già mi sono dimenticato come si chiama, perché non pensate che c'ho sta bella memoria. La Stappenbeck non c'è, mi pare. Twitch tra quanto ti paga? Twitch a me di solito paga il 15 del mese. 14, 15. Buona Pasqua, Marco. Leggi il messaggio, Cristian. Aspetta, ma dove stai il tuo messaggio? Ma perché Cristian i tuoi messaggi non li... Io Cristian i tuoi messaggi non li vedo. Ah, eccolo, no. No, no, Cristian, tu scrivi solo, leggi il mio messaggio. Tutto qua. Non c'è altro, Cristian. Buona Pasqua, Marco. Quanto costa Farming 17? E che ne so? E che sono un computer io? Che ne so quanto costa? Aspetta, mi sto un attimo confondendo. Fieno da 7500, ok. Dove sta? Ah no, 10 no, una ne voglio. Ma perché spazio non c'è? Oh, ma no, ho capito qual è il problema. Il problema è la tettoia. Oh, buonanotte Cristina, grazie anche a te, buona Pasqua, grazie mille dei cuoricini. Buonanotte Cristina, buone feste. Ti saluta pazzo, beh, se vuole. Ti sei ripreso con la voce, ma mi arrangio. Niente, mi sa che dobbiamo togliere sto capanno. Cioè, assurdo, ma lo devo fare perché sennò non mi fa pigliare le balle. Sennò le balle non le tira fuori. Ancora? Ma come spazio insufficiente? Ah, ho fatto una cagata pazzesca. Ho capito, sto coso è il problema. Penso, non ne so manco io più sicuro qual è il problema. Oh, spazio ce n'è quando ne vuoi. Ce n'è di vinnere. Madonna. Boh, si è buggato, sta a fare le cose qua. E mo come facciamo? Non lo conosco, Alessia. Non lo so, Simone, può essere. Come sta il vulcano? L'Etna, stai eruttando? No, oggi non ha bevuto Coca-Cola, Gabri. Buonasera, Ick, tutto bene? Comunque i mod di questa mappa hanno mandato l'update, ok. Buona Pasqua a te, Iaco. Ma che fai? Oh! Ma allora qual è il problema? Io a parte che ho detto di trarne fuori 5, non 3 comunque. Quindi le balle quadrate non le tira fuori. E le balle rotonde? Io non ho balle rotonde. Ah sì che ce le ho. Ma che cos'è sta storia? Nicchia, non capisco perché tanti in chat ti parlano di fammi vecchi. E che ne sacci? Oh, e dai! Ma? Oddio, ecco qual è il problema. C'ho le balle sottoterra. No, vabbè, si bugga tutto. Già mi è passata la voglia. Niente, già così mi sta passando la voglia. Vabbè, balle me le sta fottendo. Madonna, tutte ste balle belle messe qua a quel paese. Niente, vai. Niente, ma la sorpresa è in quel posto. Si è buggato sto coso. Ma mo a toglierlo perdo tutte le balle.
Ora per toglierlo butto tutte le balle, butto. Sì, modellare il terreno, dici che quello è. Riavvia la partita, non mi sistema niente. Buona Pasqua, Nick Teo. Nick, magari chiudi l'Italia Race e vai in live su Land of Italy. No, 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 che c'entra? Quella è un'altra cosa. Modellamento! E mi sa che no. Oh. Ma non lo so se ci stanno balle sottoterra, giusto? Ormai faccio danno, ma fatto un buco, ho fatto praticamente. E vaffanculo. Not Dennis. Niente, si è buggato, va. Ma vaffangolo, va. No, ma che... No, non le posso pigliare le balle perché... È come se sono finte, vedi, sono trasparenti. Le devo tirare fuori da qua, ma è impossibile. Fabi, pensavo che questo sarebbe stato carino da usare, ma oramai... Ma ha fregato i soldi, cioè non mi ha rimborsato niente, non mi ha rimborsato neanche una balla. Non mi ha pagato niente, mi ha fregato tutte le balle. E che devo fare ormai? Mi si fotti i soldi. Allora facciamo una... Che facciamo, raga? Porca miseria, va. Ah, un po' di miticaccio. Allora, buonanotte Alessia. Niente, praticamente ho buttato tutte le balle. Madonna. Dovrei tipo... dovremmo tipo... Allora, quanti soldi ho perso? Dai, ho perso... Mi ridò indietro i soldi, ragazzi. Avrò perso almeno 30.000 euro ci ho perso. Almeno 30.000 tra le balle, il capanno, quell'affare. No, ci ho perso un 40.000 euro. Quindi mi do indietro 40.000 euro, andiamo a comprare le balle. 30, 40, no, anche il capanno, tutta quella roba che ho comprato. Perché questo l'ho venduto. Ho comprato quel capanno lì delle balle. Le balle che ho perso. Insomma, mi sono rotto le balle in pratica oggi. Andiamo in negozio e compriamo le balle che avevo prima, più o meno. Beh, insomma, una schifezza proprio. Ciao Tonino! Grazie Noitz, grazie Lorenzo. E dopo, sì, le devo andare a comprare per forza perché devo fare la razione mista. La dobbiamo andare a comprare, sì, dovevo fare la razione mista, avevo tutto, c'avevo fieno, paglia, c'avevo tutto, c'avevo. Ho pure trebbiato, falciato, ho fatto tante cose, ma... Ma tutta a me capita, tutta a me, tutta a me. Cinquanta K. Hai ragione, modellare, fare. Vabbè, 40.000, vabbè, dai. Penso che più o meno 40.000 quelli che ho preso andranno bene. Ai, io pensavo che quello sarebbe stato il top, e invece no. Buonanotte Gabri, buonanotte. Per fortuna che l'update della mappa è stata mandata a Giants. E non c'entra niente quello, non è un problema della mappa. Dimmi Fede, dimmi.
Sei appena arrivato, Marco. Ben arrivato, Marco. Mi segui da Farming 19, grande Marco. Buonasera. Insomma, che rottura di balle. Sì, mi sono proprio gonfiate le balle anche. Eh sì, Tonino, già la carne è comprata, messa da parte per dopodomani. Dopodomani vado in campagna, si fa scampagnata. Speriamo che il tempo è buono dopodomani. Speriamo che non c'è vento, perché sennò passa la voglia. Che cosa ti serve, Fede? Dovresti creare tutta la farm come hai fatto col 19. Creare tutta la farm, ma cioè, dipende quanto spazio hai, diciamo, per costruire. Non è che tutte le farm hanno spazio in abbondanza. Grande Tonino. Se ti saluto, Marco. Ciao, certo, Marco, buonasera. E dunque, mo che due balle, dove pia le balle, mi scoccio le balle, ce le ho tutte le balle. E adesso me la piglio in delle balle. No, allora aspetta. Non mi sto ricordando, com'è che facevo? Ah, sì, pigliavo. Facciamo due di queste. E quattro, mi pare, forse era di queste. Non mi sto mica ricordando. Una roba simile, non mi sto ricordando. Madonna, ma che, raga? Ma quale 30.000 euro? Io non ancora. Mi sa che ho buttato molto di più. Avevo tantissime balle. Ho speso già 14.000 euro solo per comprare queste quattro ballette. Mi sa che ho buttato tipo 70-80.000 euro, perché voglio dire, oh. Cioè, ma mi sa che qui ho sbagliato comunque, vabbè, fa niente. Cioè, voglio dire, avevo tantissime balle, ma ho speso 14.000 euro che mi hanno dato quasi niente. Buonasera Alessio, buonasera Emanuele, eh. Ah, che duscato. Ma mi sa che ho sbagliato qualcosa, me ne sono sicuro. Non mi sto ricordando più. Intorno ai 70.000, non se ne capisco più. Ho perso parecchi soldi, quindi mi devo dare altri 30.000, perché porca miseria, avevo tantissime balle. Ok. Sì, mi sono fatti da Stefano, allora, quando porti a video Pumping? Non lo so, Stefano. Non lo so, forse domani. Vediamo. C'ho una barca dei giochi. Ormai tanto non l'ho restituito, tanto ormai non lo posso manco fa più. Ciao Tommaso, e che cosa, Fede? Se non dici cosa hai bisogno, aiuto su Twitch, Fede. E come ti aiuto io? Come mai stasera farming? Che perché? Lo faccio ogni tanto. Bug salvataggio. Domani? Ah, ok, Christian, buonanotte. Buonanotte a te e ai tuoi figli. Ciao Ricca. Buonasera Francesca. Aia, la sedia si muove. Ai. Domani sera live. Non ne so sicuro al 100%, raga. Se la faccio, la faccio. Se no, se non mi vedete in live, non l'ho fatta. Non lo so. Se vedete la live, sto in live. Se non la vedete, vuol dire che niente. Swark, il dinosauro per le pietre, si chiama Dedicuro. Sì, Christian, è vero. Che mod uso? Non tante, Emanuele, non molto. Ora poi ti faccio vedere. Da me ha iniziato a piovere a Bergamo, ok. Alessio, sono su Twitch anche. No, su TikTok no, TikTok non mi piace granché. Così.
Allora, stavo a dire, le mod che uso io sono praticamente queste, vedi? Diciamo, all'incirca sono queste qua. Nicky, pensi di mettere un messaggio a indicare che non fai live domani sera? Non lo so se la faccio o meno, ma nel caso c'è bisogno che faccio i messaggi. Se vedete che non sto in live alle 9 vuol dire niente, no? Se vedete invece che sto in live alle 9, bene, no? Comunque, intanto che lui va allo shop, io vado in bagno perché bevi acqua, voglio dire, da una parte entra, da una parte prima o poi deve anche un po' uscire, no? Quindi, intanto che lui va, io vado pure, va bene, torno tra 2 minuti. Allora, sì, beh, può essere Stefano. Allora, ti è capitato su Twitch chat riservata agli account verificati? Beh, quello sì, ma quello non lo posso sistemare, Fede, quello deve restare così. Salutare Gianluca, ciao Gianluca, buonasera Francesco. Allora, che faccio? Piglio quelle due balle, ma per ora piglio solo queste, se no devo fare avanti e indietro tutta la giornata. Facciamo giusto un attimino, facciamo due razioni miste e poi facciamo un altro viaggio un'altra volta. Ti ricordi di me? Ah, però aspetta, compro altre due balle di paglia. Sì. Aspetta, ma cacchio è che le compravo? Non mi ricordo più qua. A dire la verità, sabba, faccio fatica a ricordarmi, scusami. Il mio dialetto è fortissimo, perché va in palestra il mio dialetto. Oh, mi chiesto ballo, va. Ciao Giovanni, quando ho aperto la live non c'eri, il trattore andava da solo, pensavo che avevi comprato un PC che gioca e fa il gameplay da solo. Non è una cattiva idea. Buonasera Emanuele. Era andato un attimo in bagno, perché bevi, bevi, come si dice, da una parte entra, da una parte esce. Beh. Sei passato ieri sera quando facevo. Non mi ricordo, Seba, perché due chat, il gioco. Io abito in palazzo, Fede, palazzo. Cioè i vicini, i vicini, vicini, vicioni. E
Mi spiace Sabba, sicuramente domani, non lo so se faccio live domani, comunque la prossima volta mi ricorderò più facilmente. Man mano che vedo la presenza mi ricordo. Stefano, il tuo messaggio... Sì, l'ho letto Stefano. Niki, comprati un Fiat. Fiat? Sei raffreddato e prendi una camomilla, Christian, va bene. Buono, buono. Io da 2 giorni c'ho la gigabit. E mo mi sto di... mo me la godo. A caricare i video ci metto 3 minuti, 2 minuti, ma neanche. Non ci metto niente. House Flipper Lorenzo, non lo so, l'ho fatto ma da pochissimo, 2 o 3 giorni fa, vediamo, non lo so, l'ho fatto da poco, c'ho altri giochi che devo anche fare. Tra poco esce una nuova mappa di Ark, mo mi dicaccio mi fa, dobbiamo giocare questa mappa, ma io già ne sto a giocare un'altra di Ark, e neanche va tanto bene. Come sta mi dicaccio abbastanza bene sta. Aspetta, manca che devo fare una cosa. Mi devi dare una notizia bomba. La Nordmash Reloaded è uscita su console in tutte e due le versioni. Ottimo, Mirko! Ben arrivato, Mirko! Come sto, Marco? Seduto! Bene, sto bene. Anche bene. Lo so che tu mi hai chiesto se stavo alzato o seduto, ma sto seduto. Comunque sto anche bene nel caso... Nel caso. Quanti trattori hai in questa mappa? Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, 6. Buonasera Lorenzo, buonasera. Buonasera Marco. Questa mappa su console lagga. Ah, boh. I don't know. Non lo so. Funziona bene la giga. Funziona che è una meraviglia. 930 mega in download, 930 mega in upload. Hai appena comprato Alaskan. Pesa 35 giga Alaskan. Davvero? Pensavo di meno. Nick, a che ora finisco? Alle 23? Come sempre. Ma non me sto ricordando però, devo stare attento perché... Ma mi sa che uno è poco, mi sa che ce ne devo mettere per forza di cose 2. Ma non me sto ricordando... Oh, sta balla maledetta! Quanta memoria ho sul PC? Memoria di che tipo? Memoria RAM 32? Che cosa fai di interessante stasera sull'Italian Rise? Io faccio quello che c'è da fa. Però abbiamo comprato un'imballatrice. No, Fortnite non mi piace, Fede. Non mi è mai piaciuto in vita mia. Ok. Beh, allora, 2 balle... Non è male. La razione mista è venuta. Ci posso mettere dentro una balla di paglia, va. Ilaria, ti sei persa. Niente, purtroppo ho avuto problemi. Avevo preso un magazzino per le balle, ma mi ha buggato tutto. L'ho dovuto togliere. Ho perso le balle che avevo. E quello è successo. Poi ho comprato un'imballatrice. Sta facendo temporale in Sicilia, ma mi pare di no. Almeno non sto sentendo niente. Io di archiviazione non lo so, c'ho 4 terabyte più o meno, e nell'altro PC c'ho 8 terabyte di archiviazione. L'altro ieri Nick è uscito simulatore di supermercato 3D, ma io già lo sto giocando un simulatore di supermercato, ma non per console però, voglio dire non per telefono. La North Marsh ha troppi alberi? Beh, devo dire che mi è venuta un'ottima razione mista, dai.
L'importante è quello. Avanti, vai, che cibo non genera più. Ti sei preso il multiformit? Che caspita è? Allora. Quanto ho pagato il PC? Più di 2.500 euro. Provino di che? Buonasera sabato. Tante mucche ho, poche perché non lo so, c'ho una qualche mod che le fa mangiare tantissimo. Ciao Antonio. Hai comprato una trebbia? Sì, ce l'ho la trebbia, è là sotto, quella gialla, la New, credo che è la New Holland, mi pare. Nicchia, volevo dire multifruit, ok. Ah, ok, Andrea, ho capito. Riesco a pigliare quest'altra balla? Ma di che cosa parli, Serena? Sì, Lorenzo, le console sì, sono più scarse dei computer. Compri la produzione di noccioline. Non ho nessuna produzione di noccioline. Eh sì, ti capisco, Nicola. Che ti sei perso, Antonio? Niente, ho avuto un po' di problemi con un capanno delle balle, ho perso le balle e quindi mi sono ridato un po' i soldi indietro per comprarle. Cosa c'è nell'usato? Nell'usato ci sta un trattore che non mi serve, niente, roba che direi che non mi serve. Il trattore c'ho, beh, 171 cavalli non è male, però 82.000 euro, ma io c'ho 6 trattori, ma che ci devo fare? Ah, è una mod, Fede, non la conosco. Ciao Mirel, buonasera Mirel. A che serve la ruspa? Beh, quello lì lo uso appunto per caricare le balle, no? Ciao Lanza, che mod ho? Oh, le mod che io sono queste qua. No, non mi è arrivato il modem della Giga, ma tanto sono riuscito a sistemare il T-Mab. Ho sistemato bene il mio T-Mab. Difatti tengo quello. Anche se mi arriva il modem nuovo, lo metto da parte il modem nuovo. Tanto il modem quello che uso da 6 anni a questa parte va bene pure per la giga. E quindi l'ho già configurato, ho già configurato il telefono, quindi tengo quello. Io che connessione ho, Fede? C'ho una gigabit, un giga in upload, un giga in download. Ce l'ho praticamente simmetrica, 940 mega in download, 940 mega in app. Serena, provino te che vuoi provare? Hai mai visto il film Hazard? No. Andiamo a pigliare un'altra razione mista, fama e basta. Ora il problema è cambiato di Twitch. Ma Fede, tu hai problemi con Twitch, gli altri non hanno problemi. Questa mappa si chiama Italian Rice. Il mio film preferito, bah, mi è piaciuto, di solito spesso mi riguardo Sopravvissuto The Martian, che a me piace quel film.
mi sono letto pure il libro due volte. Mi sono letto pure il libro due volte. Perché specchietti diventano neri? Non ne ho la più pallida idea. Non lo so neanche io, Cloud. Non lo so, sarà un bug. Buonasera, buon sabato a te, Fagadov. Si sa nulla di Farming 25. Dobbiamo aspettare, mi sa, boh, giugno forse per saperne qualcosa. Di solito ne cominciano a parlare qualche mese prima. Io penso che di Farming 25 ne sapremo qualcosa a breve, due mesi forse, vediamo. Che ho mangiato petto di pollo impanato con patatine fritte e ketchup. Allora dice, inserisci un codice di verifica. Fede, è un problema che hai tu con Twitch, quindi non lo so, devi farti aiutare dallo staff di Twitch, non lo so. Cioè, non ti posso aiutare io, non c'è niente che posso fare. Da quando gioco a questa mappa? Da qualche tempo, qualche settimana. Cioè, la porto, non è che la porto tutti i giorni questa mappa, la porto tipo una o due volte a settimana. Ci si gioca un po' così alla fine. Ci si gioca un pochino così ogni tanto. Serena, oh, basta questo provino. O te fai capire? Fatte capire. Provino di che? Cosa dobbiamo provare? Non lo so io. Sì, supermercato te l'ho fatto oggi. Allora, or dunque, dobbiamo prendere le balle. Aspetta, 4 di queste e 4 di queste. Questo trattore quanti cavalli ha? Buh, che ne so. Non lo so, ne avrà 200, 250, qualcosa di simile. Io se c'ho animali nella vita reale, no, non ne ho più. C'avevo un cane, purtroppo, di vecchiaia. Tu sei tedesca? Ok. Nick, che fa una settimana solo pollo? Da una settimana pollo? Io mangio pollo da 20 anni. Ma mangio pollo, sempre pollo. Il caviale non me lo posso permettere. Che te devo dire, mizzica, dove sto andando? Devo guardare la strada ogni tanto. Non è che mi posso comprare il caviale io, è che sono miliardario. Mangio petto di pollo. Ne gioco, Lanza? No, ne gioco. Vabbè, ne gioco, c'ho le vacche e le galline. Ammazza Francesco. Sì, fermate proprio. Qua io mi sto. Allora, si strunz! Fatelo dire! Cale avete questo cesso da macchina, no? Secondo nodo, guardalo! Spacco la macchina, ti spacco, ah! Ti taglio le gomme, ti taglio, guarda! Così, guarda, te! Ci voleva la scopa quella... Come caspita si chiama? La scopa quella di gas station, che facevo volare la macchina, la facevo volare via. Traffico, mamma fangule, vado a traffico. Mi piace tutto, ti piace tutto? Prendi il lancia a razzi. Grazie Marco dei cuoricini. Ai, mizzica, io stanco. Ma dove vai? Oh zio, dove cammini? Sottoterra? Ciao Gloria. Buonanotte Stefano. Ah, 23 giga, Nicola.
Andrea, il tuo messaggio oggi hai fatto la reazione mista, la reazione. Io che scarpe ho? Scarpe, Fede, che scarpe devo avere? Scarpe, c'ho le scarpe. Non so, che scarpe devo avere? Come si aumenta la luminosità dei lampeggianti? Non ne ho la più pallida idea. Non ho mai fatto nulla di simile. La marca. Le mie scarpe sono cinesi, Fede, 10 euro, 15 euro dai cinesi, quelle c'ho. Non c'hanno marca. Ma tu che nuova mod metti su Farming 22? E che ne so, quando esce qualche mod carina la metto. Allora, tu nella vita vera, Lorenzo, hai una grande fam e tra l'altro più grande è un Fendt 1000 vario da 500 cavalli, circa 300.000 euro. Tanta bella roba, Lorenzo. Io nella vita reale c'ho una Smart che sta a cascare a pezzi. C'ho una Smart che se vale ancora 600 euro è tanto. Tutto lì. C'ho una Smart che quando la accendo è tipo l'albero di Natale. Si accendono le spie di tutto. ABS, spia motore, spia avaria. Però la faccio camminare lo stesso. E praticamente è una bara col motore. Grazie Gabri. La Smart ce l'ho da 2 anni. Sì, da quando è iniziata la guerra praticamente ce l'ho. Tu c'hai una 500 del 68 e una Vespa del 66. Ho capito. Porta una mod del Fiat. Sì, effettivamente, magari poi vediamo. Sei rimasto 50 anni fa, tu Fede? Ciao Alex. Avanti, va, una bella razione mista. Anzi, ne famo pure un'altra poi. Taglia tutti i rovi lungo il sentiero. Ma non mi fa tagliare la roba che non è del mio terreno. Vi ricordate quando volevo raccogliere... come si chiama? La neve dalla strada, mica me la faceva raccogliere. Sì, provino. Che provino dobbiamo fare? Non lo so io. Non mi chiamo mica Rocco io. Che provino dobbiamo fare? Aspetta, mi pare che ci ho messo tutto dentro. Su Farming 22 c'è il camion Iveco Turbo Star. Sì, c'è Franky, c'è. La mod ovviamente. Un Fiat 160, troppo. Sì, bello, però pochi cavalli, troppo lento. Nick, che caro miscelatore che stai usando li fa tuo papà. Ho capito, Alex. Buonasera Nicola, cosa ti sei perso? Beh, ho avuto un po' di problemi con un macchi, con un. C'ho avuto problemi con un... come si chiama? Un deposito balle, più che altro. Poi ho comprato un'imballatrice, insomma, ho fatto un po' di cibo per le vacche, cose così. La mia Smart è del 2002, Nicola. Non c'ho mica 40.000 euro per comprarmi il macchinone, quindi... Quindi c'è una macchinuccia vecchia, scassata, finestrino che non si abbassa, non si alza più. Cioè, finestrino nella Smart che sta su, giusto con un pezzo di legno infilato nel vetro. Insomma, c'è una Smart che se la porta allo sfascio ci fa più bella figura. Che canzone sto ascoltando? Niente, sono brani che ho creato io. Mi vuoi fare rosicare a me, Antonio? Ma
te pare. Mi puoi anche dire che c'è il Ferrari, però a me non cioè, non so il tipo che, non so il tipo che, cioè, se non ho il macchinone nella vita ci sto male, io sto bene lo stesso, non mi interessa, non mi importa, non è quello che conta nella vita, almeno per me, quindi non importa, io sto bene anche con la smartina, non mi interessa, basta che cammina. Allora, che devo fare? Questo è a posto e questo è a posto, siamo a posto. Allora, dunque, quanti chilometri la Smart? 160, buh. Quindi quel deposito mi ha rotto le balle, esatto, Nicola. Dai, il Fiat Agri. Allora, una settimana fa si è incendiato il Fiat 180-90, adesso tutta la gamba ustionata. Mi spiace, Lorenzo, l'importante ovviamente è la salute, mi spiace anche per il trattore, ovviamente, ma l'importante è sempre la salute. Ok, Brian, ok. Allora, ma aspetta, io che terrenito... sì, che terreni tengo, ragazzi? Dobbiamo vedere se devo fare qualcosa con i terreni. Hai mangiato la pizza, Antonio? Io non vedo l'ora pure, guarda. Ho detto a mio padre, famo la pizza in sti giorni. Ciao, Farmer. Lo sai che lo Scania è... Ah, ok, Frankie. La mappa Land of Italy su console? No, no, la Land of Italy su console ancora non c'è. Da un bel po'. Notte Gianluca! Io non mangio pizza da un mese, credo. Più o meno. Ti fa ridere l'immagine anteprima del video di YouTube? Metti la tua faccia. Ormai le metto in tutte le miniature. Ormai la mia faccia c'è in tutti, quasi tutte le miniature dei video. Non ho capito, Mirel. Ormai Serena ce l'ha con sto provino. Che mappa è? Italian Rice. Effettivamente, Nicola. Vabbè, i soldi già nel computer li ho spesi. C'ho la 4080, mo c'ho un PC molto bello. Grande Brian. Allora, ha detto Edo che su console non si sa. Ah, addirittura per fine anno. Sì, quando esce Farming 25. Ah, ok, Fede. Ciao, Riccardo. Sei tedesca, sei tu tedesca? Vi ricordate, no? Come faceva Aldo, Giovanni e Giacomo? Sei tu tedesca? Sei tu deficiente? Allora, ti sei mangiata la pizza della mod di Nick? Bella! Perché non fai più video su TikTok, Fede? Perché mi sono rotto le balle di TikTok, sinceramente. TikTok per me è una rottura dei balloni. Sinceramente ci stanno troppi social e io a dove sta dietro a tutti i social mi sono rotto le balle. Ci stanno troppi social, per me sarebbe bello se chiude Facebook, Instagram, TikTok, rimanesse solo Twitch e YouTube, io sono felice. Questo è il mio sogno. Dice Nick, qual è il tuo sogno? Che devono chiudere tutti i social tranne YouTube e Twitch. Così non ci sparpagliamo in 10.000 social, perché io non è che posso stare dietro a tutti i social. Non è che domani esce, mo c'è thread, c'è questo, ma che dobbiamo fare con tutti questi social? Ma qualcuno me lo spiega. Ma che ci dobbiamo fare con tutti questi social? Non ci bastano quelli che abbiamo. Che PC tengo io? Ryzen 9 3009, 32 GB di RAM, 4080. Provino in tedesco vuol dire bravissimo, ma non mi pare proprio. Ma da quanto in qua una parola italiana, provino, ma non ci penso proprio. Non penso proprio che provino significa bravissimo. Ah no, Nick, le mod che usavi sulla Helm Creek sono compatibili con le console. Buh, fulmine, ma chi se lo ricorda? Allora, che dovevo fare che non mi sto ricordando niente? Dovevo... Ah, qui che c'ho... Sì, sì, andiamo a vedere un attimo la situazione qua. DJ preferito? Nessuno. No, io... Ormai ascolto solo musica che creo io.
l'ho salutato a Filippo. Ciao Filippo. Era meglio quando si stava peggio, veramente, Noiz, non te do torto. Trattore preferito. Un po' tutti. Aspetta, mi sto perdendo. No, questi terreni li restituisco, non mi interessano questi terreni. Non c'è niente di interessante sti terreni. Oh, mi sto confondendo, qual è? Oh. Via. Ma questo che caspita è? Ah, ok. Ok, sta roba tanto non c'era niente di utile. Ecco perché avevo tanti debiti. Allora, sul modab console PS5 c'è l'autocaricante, ma mi pare che l'unico si chiama TLX. Il mio PC è da gaming, sì, certo che è da gaming. Io lascerei ovviamente YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, gli altri... Ok, Nicola, certo, ognuno c'ha i suoi social preferiti, per carità. No, ma vabbè, io ovviamente ero un po' così, stavo esagerando, stavo a fare un po' il grottesco, però il discorso è che per quanto mi riguarda no, non riesco a stare dietro a così tanti social, cioè è troppo stressante se devo caricare video su Facebook, su TikTok, YouTube e Twitch, cioè madonna mia, così poi uno esaurisce. Allora, io c'ho la Orsha Aggravation Agrobono, Brian, non lo so. Allora, dunque, dove ero rimasto? Che forse devo far passare la giornata perché non mi sto ricordando niente. Forse devo far passare la giornata. Mi pare che non c'è niente da fare oramai. Andiamo a dormire. Mi pare che non c'è niente da fare. Dove abito? In Sicilia io. E c'è una mod per fare il DJ addirittura. L'hai vista da Poddy, la mod per fare il DJ. Ma dov'è casa mia? Oh, mi sono perso. Ma dov'è che vivo in sto gioco? Non mi ricordo più. Aspetta, dov'è il negozio? Qua? Ah, qua è casa mia, ecco. Ma? Oh, fatemi uscire! Beh? Aiuto! Sono chiuso! Ma porcaccia da miseria! Oddio, a proposito, ma non è che mo pure questo mi dà problemi, visto che quell'altro mi dava problemi? Ah no, qua no, questo problemi non me ne dà, boh, vabbè. Grazie che so bravissimo, Serena. Come faccio a capire quali sono le mod per console su modab? Beh, ci sta scritto di solito PS5. Se vai sul sito ci sta scritto tipo PS5, PS4, cose così, Xbox. Ah, mi fa piacere, Sabba. Ok, Filippo, no problem, Filippo. Buona live, grazie Giuseppe. Buonanotte a te, Giuseppe. Buonasera da Sony. L'aggiornamento è già uscito dell'Italian Rice. Mi pare forse di sì, però io non aggiorno perché non vorrei che poi mi si bugga tutto e devo, diciamo, ricominciare da capo e la cosa non mi ispira. E qual è il sito? Beh, è il sito Giants Farming Simulator 22, non mi ricordo di preciso però. Allora, Nick, oggi la mia Vespa non accendeva i fari di posizione e quelli bassi. Ah, boh, Fede, ok. Come siamo messi a sonno, io? Poi me ne vado a dormire, effettivamente. Nick, sai che ho visto un video di Poddy? Fatto bene, Gloria, Poddy fa dei bei video. Allora, aspetta. Dobbiamo fare di nuovo cibo perché sono sicuro che in una giornata si sono mangiati tutto. Quasi tutto. Liquam. Bentornato. Bentornato Mazzilla, bentornato. Solo mucche e galline tengo, sì. Quante volte è capitato
che crasha la registrazione. No, di solito non mi capita mai che mi crasha la registrazione. Ciao Alex, buonasera Alex. Nick, sono tornato, era andato un attimo. Va bene, giochi, cosa vuol dire? Appena sento dire spesso, non ho capito. Mica ho capito. Allora, sui tuoi social c'è qualcosa che può aiutarmi su Farming 22 dopo mesi che non gioco nei miei social? E che ci deve essere che ti può aiutare? Se non faresti video lavoreresti in campagna. Io, basta che se mangia Gabri, se fa quello che si deve fare, no? Non lo conosco Fede, io non conosco non conosco tutti gli youtuber solo perché diciamo c'ho un tot iscritti, non vuol dire che conosco tutti. Sono il figlio di chiami Brian, ok Brian. Io so team pizza, Sabba, ditti la verità, non ho mai mangiato sushi in vita mia. Non ho mai mangiato sushi. Io vivo a Catania, sì, Antonio. Che lavoro farei io? Non lo so, Fede, sinceramente, qualsiasi cosa, non ti so dire. Non mi vengono in mente nessun tipo di lavoro. Che marca è la web? No, la mia webcam è una Canon, è una macchina fotografica. Secondo te quando esce la Land of... No, Mozilla prima hanno detto... Cioè... prima hanno detto che hanno... Cioè, insomma, qualcuno dice che forse la Land of Italy esce a fine anno. Ecco, su console. E nella mia famiglia, a casa mia, nessuno ti fa calcio. Poi, vabbè, ovviamente... alcuni miei parenti, sì, tifano, certo. Diciamo che qua, praticamente, se non dico una cavolata, praticamente tutti gli altri miei parenti tifano Juve, in pratica. Non mi pare che c'è qualcuno che tifa qualcos'altro, a parte ovviamente per esempio quando, vabbè, Catania, anche, però principalmente in Serie A i miei parenti tifano tutti Juve. Cosa vuol dire? Serena, che vuol dire? Pene, le pene dell'inferno. Che vuol dire pene? Le pene sono quelle che passo io con certi messaggi. Hai mai giocato Hitman? Sì, Hitman 3 l'ho giocato e l'ho finito. Dragon Ball, mi picchia duro, non so proprio i miei preferiti. C'è qualcuno che ti segue da quando hai aperto il canale? Può essere, ma io non è che mi ricordo così bene. Effettivamente Lorenzo, mi chiedo pure io chissà perché. Ciao Matteo, buonasera. Io il canale l'ho aperto nel 2013. Ciao Vale. Sì, pure io guardo Dragon Ball da quando ero bambino. Grande giochi. Appunto, Mozilla. Io SpongeBob. Ma SpongeBob veramente è uscito... Ma insomma ero già un po' adulto, quindi SpongeBob non l'ho quasi per niente visto. Lo conosco SpongeBob ovviamente, però no, non l'ho mai seguito granché SpongeBob. Voglio dire, non lo so di quale anno è SpongeBob. Cioè io ho smesso di guardare i cartoni animati più o meno nel 2002. Più o meno. Il nuovo Farming speriamo che esce quest'anno, fine anno. Ciao
lose my way. In this big world of trucks and trails, I'm here to stay. Speriamo di no, Lorenzo. Ah, Pinku lo guardavo, sì. Speriamo, Antonio, che Farming 25 esce quest'anno. Speriamo, Fede, che esce quest'anno, sì. Ma che cos'è sta roba? Ah. No, da qua sotto quei... Ah, ecco, da qua sotto i pallet poi spariscono. Comunque, di mod su console in questo mese, 3 di numero ne sono uscite, poche. Ti posso consigliare un gioco per fare video? Certo, Gloria. Lavoreresti con i trattori? Sì, perché no? Quali erano i tuoi cartoni animati preferiti? Io guardavo Dragon Ball, Futurama, i Griffin, mi pare che già li facevano a quei tempi, se non ricordo male. Quindi Dragon Ball, Griffin, Futurama e poi non mi ricordo, vabbè, mi guardavo anche Sanpei, facevano anche quello lì che pescava, no? Conosci Autobus Vecchi? No, mica tanto, cioè no. E poi non mi sto ricordando, ragazzi, ce n'erano però. Vabbè, Tom e Jerry, caspita, ovviamente. Tom e Jerry. Sì, Simpson, la voglia che li guardavo. La voglia. I Simpson li guardavo, certo. Dragon Ball, Simpson, i miei preferiti. Se non ricordo male, negli anni 2000, prima facevano, mi pare, Dragon Ball e poi facevano i Simpson. L'uomo tigre, no, l'uomo tigre mi sa che è più vecchio di me, quindi no, non lo guardavo. Potresti portare Hunting Simulator, non lo so, guarda Gloria, i giochi di caccia non mi pigliano moltissimo. Pokémon non li guardavo, non mi piacevano i Pokémon se li guardava mio cugino, che era più piccolo di me. Mi ricordo mio cugino che si è messo a piangere una volta perché c'era Pikachu che tipo se n'era andato. Pensava che non tornava più, che aveva abbandonato il protagonista, si metteva a piangere. E mo mio cugino invece c'ha più di 30 anni, com'è passato il tempo. Allora, buona serata Alex, grazie Serena. Mica sta diventando pelato come Homer. Lorenzo, chi gamba vecchio si fa? Io sono dell'87, 1987. Quindi giusto qualche annetto fa sono nato. Poco fa. Un battito di ciglia sono nato io, poco fa. Ti guardavi Holly Benji? A me il calcio non è mai piaciuto, quindi non mi piaceva neanche Holly Benji. Oh, dobbiamo andare a vendere i muri. I muri dobbiamo andare a vendere. Ci abbiamo i muri, andiamo. Perché non porti i giochi di Autobus? Mi piacciono poco, Gabriel. Poco. Quando è il tuo compleanno? A settembre. Ancora ci vuole 6 mesi. Più o meno. Beh, Mozilla non mi pare tanto scarso. Penso sia decente. Mi pare che 12.000 come serie è di qualche annetto fa, quindi... Non ti so dire, Mozilla. Penso che sarà... buono. Penso che sarà buono. Non penso che poi... Alla fine sarebbe stato scarso un i3. Ah... Penso che sempre un i7 è un i7. Ma giochi anche quello del treno mi piaceva poco. Anch'io, Andrea. Buonanotte, Brian. Nick, stando in ospedale, forse sarà l'ultima live che guardo. In che senso? Nick, te ne intendi di informatica? Io di qualcosina. Allora, Nick, mi consigli di comprare Farming 22 o aspettare il 25? Beh, allora, se Farming 22 lo trovi veramente a un prezzo piccolo, beh, puoi sempre prenderlo. Ma
Mi pare che tipo alle volte lo mettevano anche a poco più di 10 euro, quindi in quel caso prendilo, se no ho provato ad aspettare il 25. Ah, e boh, Mozilla, e che ne so. Non lo so, penso che dovrebbe reggere, però non te lo posso mica garantire. Non l'ho mica mai provato io. Il compleanno, Fede, 19 settembre lo faccio. Lo vuoi un simulatore dove puoi guidare tutto? Beh, bene o male, già oggi abbiamo simulatori dove si guida un po' tutto, quindi cos'è che ancora non guidiamo? Cosa ancora non guidiamo, raga? Mi pare che più o meno esistono simulatori per guidare un po' tutto. Non mi pare che manca qualcosa. Sì, i giochi, sì, certo che mi ricordo. La Ferrari Lamborghini, che c'entra Ferrari? Come la Ferrari Lamborghini? Non ho capito, Andrea, che fai? Ti devi operare alla gamba. Ah, ok, Lorenzo, dai. Auguri allora, dai. No, sto giocando con mouse e tastiera. A te piace il cinema? Sì, però non ci vado quasi mai. Provino, provino. Ad esempio, le navi. No, le navi ci stanno. Cioè, sta quello per andare a pesca, tipo. L'aereo c'è Flight Simulator. Le auto, i simulatori non mancano. Gli autobus non mancano. Ci stanno tutti questi simulatori. Tutti. Farming 22 col volante, Fede. L'ho usato ieri il volante e mica mi va di rimettere il volante anche oggi. Madonna, quante ne ho di cose, oh! Dobbiamo fare un paio di viaggi. Serie preferita, non di giochi. Serie TV. Serie TV. Ah, mi sono visto Fringe, mi sono visto The 100, Manifest, non me le ricordo tutti. Ah, ho capito Andrea, ok, tu guardavi l'Italia. In che senso? Il calcio? Poco, non mi piace il calcio. Nick, tu sei intrattenere così almeno guardi la chat. Grazie, giochi. Il volante, no, il G25 no, no, era, si era rotto. Buonasera, Oscar. Buonasera. Big Capo Mac. Qua c'è la banana, quella che piace a Miti. C'è più di un modo di sbucciare una banana. Ti metti le cuffiette, Gloria? Tu sai come si fa a vendere da quanto ti si... non ho capito. Ah, vedere. Non lo so, Seba, non lo so, sai. Record io che ho fatto su Twitch di spettatori, 350. Su YouTube il mio record di spettatori in live è stato più o meno 2500. Allora, Cesena va in Serie B. Franky, io non ne so niente. Già il calcio, come ho detto, non mi interessa, non mi piace. Figurati se so queste cose. Buonasera, Appio. La mucca amplificata mi è successo tipo 2 anni fa. Hai preso l'uovo di Pasqua per domani? Ma io ho 40 anni quasi. Che devo fare con l'uovo di Pasqua? Sinceramente c'ho una bella barretta di cioccolata.
Ah, Brian, ok, non mi ricordo Brian, mi dimentico. Mi sono comprato una bella barretta di cioccolato fondente 70%, guarda, bellissima. Ormai diciamo che ovviamente quando ero più piccolo non mi piaceva fondente, mo invece mi piace più fondente che insomma al latte, va, al latte non ne mangio proprio più, non ne mangio più cioccolato al latte. Non mi piace, è troppo dolce. Grazie Serena, anche a te, buona Pasqua. Quanti debiti hai in questa mappa? Un 300.000, 300.000, 300.000, più o meno. Ora poi ci guardiamo. Frankie, non faccio ste cose da quando ero piccolo. Nicchia, compra di Fiat 666. Mai visto un Fiat 666? L'uovo di Pasqua, anche se c'è là, anche se c'hai. Sì, ma l'uovo di Pasqua costa una barca di soldi, Nicola. Mi costa di meno comprare non lo so, ci compro molto più cioccolato. Buonanotte Simona, buonanotte, buona Pasqua a te. Adesso che l'Europa compra la farina dal Canada, come fai? Cioè? In che senso come faccio? Cosa ho preso? Ma sto cavolo di palo doveva essere proprio vero? Cercare nel mod hub? Che cosa devo cercare, Fede? Ah, a proposito, restituiamo un po' di debiti perché giustamente. Ah, i debiti li abbiamo quasi tolti. Avevo dei terreni che non mi servivano, quindi. Ma io non lo conosco un Fiat 666, non l'ho mai visto. 10 minuti e poi mi vado un po' a riposare. Sì, a parlare di cioccolato ti è venuta voglia. E ti capisco, Nicola. Tu porti Capitan Tsubasa. Chi? Che porto io, Brian? Capitan Tsubasa Rise of New. Ma che caspita è? Ma che Tsubasa è? Boh, io sembro Carlo Verdone, in che senso? Allora, Farming 23 sul tale, sul ta, ah, sul tele. Telefono, perché lo ok. Allora, Nick, nella realtà l'Europa sta spingendo l'acquisto della farina dal Canada. L'Europa spinge a fa tutto da fuori, dentro non famo niente. L'Europa, famo qua, famo là. Poi arriva la bolletta e pagala. Che bella salata sta bolletta. Porca miseria. Mo, a proposito, mo a luglio che duballe. A luglio devo passare al mercato libero. Io voglio restare nel mercato tutelato. Voglio essere tutelato, no? Che voglio essere inculato. Scusate. Ma perché sempre in quel posto la dobbiamo pigliare? Si chiama mercato tutelato e io voglio essere tutelato, mica voglio essere inchiappettato, scusa. Nick, ma il pack di Antonio Carrara è buono? Ma sì, non è male, dai. Ti chiami Giovanni e vai a letto. Va bene, Giovanni, buonanotte. Il gioco di Olly e Benji. Non mi piace il calcio. Auguri Neo! Grazie, buona Pasqua anche a te. Ma io veramente mi girano le balline, mo mi, ora mi, io adesso mi devo far venire mal di testa perché devo scegliere dove spostarmi di contratto dell'energia, ma io non ho voglia di pensare a queste cose. Ancora devo disdire, devo fare la disdetta a team, devo fare la disdetta a team. Magari la devo fare, magari la faccio dopo. Devo fare disdetta. Oh, Giuse! Grazie dei bitterini, Giuse. Grazie, buonasera. Se non te l'ho già detto, buonasera. L'insilato con l'orzo, Neo. Ma ti pare che mi ricordo? Tra 5 minuti stacco, Elisa.
mi vado a riposare, ma io devo riposare soprattutto la voce perché è 2 ore che mi fate domande come se, non lo so, un interrogatorio. Se, per me sembrate tipo dei poliziotti. Da quando inizio a quando finisco, domande su domande che mi sento tipo, non lo so, un interrogatorio. Ah, Nick, con tutte queste domande, appunto, impazzisco, esatto. Ah, grazie Gabriel, auguri a te. Nick, sai come eliminare il profilo su Eurotrack? Ma che ne so, non l'ho mai fatto. Non l'ho mai fatto, Sing, non l'ho mai fatto, non lo so. Un gioco horror per telefono. Io non gioco al telefono, Frankie. A me piace giocare col PC. Io se mi metto col telefono mi viene sonno. Ah, lo so Nicola, lo so, però poi è normale che mi stanco e concludo, no? Massimiliano, grazie mille, grazie della donazione Massimiliano, ti ringrazio. Tu stai con Sorgenia da 2 anni e paghi poco, magazzini. Sì, però io non lo so, cioè, non lo so, non voglio il kilowatt fisso, diciamo, no? Mi sa che quello fisso me lo farebbero pagare tipo 30 centesimi a kilowatt, mi girano le balle. Soprattutto considerando che adesso dal 1° aprile nel mercato tutelato, tutto sommato, il kilowatt costa 20 centesimi. Pazzo, ha terminato la live, va bene, va bene. È uscita la Play 6, che? Non è uscita la Play 6. Fede, può essere. Faccio il raid solo a Marte, che devo fare? Ma non può capitare, Franky, non è che soltanto, voglio dire, inesperto quando carichi video. Non ne carico video con i copyright, non succedono queste cose a me. Farai un video su Twitch della tua postazione, ma non penso, no? Grazie Massimiliano. Nick, anche se pazzo non ha fatto raid, ti saluta. Ah, non è un problema. Quando esce GTA 6 lo porti? Speriamo di sì. Tutto bene, Nico, buonasera. Ancora devo uscire, ancora sì. Fede, più o meno 2005. Madonna, magazzini, per davvero? Ma guarda, io sta cosa dei call center, guarda, mi gira. Non hai idea, l'altro giorno mio padre li ha insultati pesantemente i call center, guarda. Mia madre gli ha detto a mio padre, mo' ci denunciano. Gliene ha detto proprio, non lo so, gli ha insultato tutta la famiglia mio padre a quelli. Non se ne poteva più. 3, 4, 5 telefonate al giorno, arrivato a un certo punto proprio ti viene voglia. Cioè, aspetti che ti telefonano solo per insultarli. Proprio. Un altro po' i call center per noi sono solo lo sfogo. Uno è arrabbiato, stressato dalla giornata. Ah, i call center, ma what the fuck? Così, bello, bello. Usiamo i call center tipo sacco da box per sfogarci. Compri un trattore New Holland. No, sono pieno di trattori. C'ho 6 trattori. In tutto, no, Lorenzo, guarda, li ha insultati così pesantemente che poi non si è ricordato neanche cosa gli ha detto. Proprio gli è uscito così naturale. Tu sei esperto di farming? Quando arriva Farming 25, è esperto. Ma guarda, non lo so, forse quest'anno speriamo. New Jesix. Perché a YouTube non piace il copyright? Perché il copyright non piace all'Europa, insomma, a chi crea i contenuti, no? Voglio dire, cioè, nel senso, ci tengono al. A ste cose. Allora, mi sa che andiamo a dormire perché c'è una. Si lavora il giorno dopo. Io test mod, Fede. Io le mod le vado portando. Sì, rompono troppo sti call center. Io toglierei. Io mi terrei solo l'internet. Toglierei tutti i telefoni. Non voglio essere chiamato da nessuno. Cos'è il copyright? Il copyright è quando tu.
quando tu metti un film su YouTube, tu non puoi mettere un film su YouTube perché il film non è tuo. Allora, dunque, devo andare a dormire casa, ok. Sì, sì, mo stacco, devo riposarmi. Non ci vai mai a McDonald's? Io non vado da McDonald's da 14 anni. Non vado a McDonald's da quando ero ragazzo. Ciao, quale pensi sia il miglior prodotto da seminare? Ciao Nicco. Ma non lo so, Nicco, alla fine più o meno guadagni sempre la stessa cifra. Forse Nicco ti conviene tipo semi di soia. Cioè, semi di soia pagano di più, però ne raccogli di meno. Quindi qual è il vantaggio? Il vantaggio è che devi fare meno viaggi per andare a scaricare la trebbia e meno viaggi per andare a vendere. Perché se tu semini orzo, tu raccogli molto più orzo in confronto ai semi di soia, però l'orzo vale di meno, quindi devi fare più viaggi per andare a venderlo. Quindi se vuoi se ti vuoi, diciamo, non affaticare troppo, semi di soia. Perché usi sempre questo trattore? Perché era lì a portata di mano. Sì, diluvia, ma già è passato il diluvio. Mi sa che ci possiamo togliere il debito. Oh, pazzo, buonasera. Bella, pazzo. Oh, calabrese, t'ho salutato. Buonasera, calabrese. Come mi chiamo nella realtà? Sebastiano mi chiamo. Allora, ragazzi, sono le 23. Sono le 23, io stacco perché ho bisogno di riposare la mia voce, perché dopo 2 ore mi viene mal di gola. Difatti mi alzo la mattina che ho la voce che vorrebbe andare in vacanza. Quindi mo stacco e mi vado un po' a riposare, sì. Bella, Diego. Allora, spezzone di film, li puoi caricare. Io ti dico, Nicola, l'ideale è non caricare niente che non sia tuo. Sempre meglio, eh. Sempre, sempre molto meglio. Buona Pasqua a te, Lorenzo. Notte, Giorgio. Bella, Marco. Allora, faccio il ride e me ne vado a riposare. Notte a te, giochi, e buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti, naturalmente. Andrea, Anto. Allora, datemi un attimo di tempo, faccio sto radino. Buona serata a te, Serena. Nas, notte. No, notte, Nicco. Vediamo, ci dovrebbe essere. Dosta. Oh, ma perché hanno complicato tutto? Hanno complicato tutto e non riesco manco a fare un ride, non capisco. Per te, ma che per te? Ma dove sta? Ma perché hanno complicato tutto? Ma non la trovo Marti, ma Marti c'è in live. Ciao da Sony, ma Marti c'è in live? Perché non la trovo. Ciao Nico, ma c'è... Ah, ma oggi è sabato, vero? Marti non ne fa live di sabato, vero, vero? Marti non fa live di sabato, è vero, è vero. Lei non fa niente ride allora. Va bene così. Va bene, niente allora. Ragazzi, quindi a questo punto vi saluto e basta. Vi ringrazio per la compagnia, vi ringrazio per le donazioni, gli abbonamenti, la chiacchierata. Non lo so se domani sera faccio live perché è Pasqua. Lunedì sicuro non faccio niente, quindi... Se non faccio live domani sera ci si becca sicuro martedì. I video non è un problema, i video quelli penso che li faccio, vediamo, in qualche modo. Lunedì non garantisco ovviamente, ma i video domani sì, penso di sì. Va bene, buonanotte a te Roberta, buonanotte a tutti voi allora ragazzi, ci becchiamo. Buonanotte ragazzi, ciao ciao, notte a tutti quanti, bye bye.